amici che sono all'esterno ad entrare, perché fra un po' non ci sarà più posto. Ci vediamo fra 5 minuti. C'erano 280 soci, si producevano 80.000 quintali d'olio e adesso ci ritroviamo dopo 5 anni a chiudere un opificio del genere. Quindi immaginiamo le ricadute economico e sociali che ha avuto questo territorio, così come tutto il nostro territorio. Noi siamo qui a fare testimonianza, non stiamo qui a fare demagogia o a strumentalizzare il problema Xylella. Noi siamo qui per tenere alta l'attenzione su questo problema. Tenere alta l'attenzione vuol dire proporre, cercare di essere vicini a questa gente e cercare di dare delle soluzioni, perché le soluzioni gli altri non le hanno date. In questi anni nessuno ha dato una soluzione, quindi dobbiamo essere noi propositivi come Lega, perché noi siamo la vera novità, la Lega è la vera novità. Nelle prossime elezioni regionali saremo noi la vera novità, perché questo è un popolo che ci crede veramente, e dobbiamo essere grati a tutti gli amici, le persone che dall'inizio hanno sposato quest'idea, questo partito, questa vicinanza al nostro Matteo Salvini. Dobbiamo essere noi innovatori, dobbiamo proporre, dobbiamo soprattutto cercare di cambiare. Gli altri li abbiamo già visti.
fascisti, hanno governato, hanno fallito e adesso ci vuole qualcosa di nuovo. È questo che noi dobbiamo fare, pensare a qualcosa di nuovo. La Lega è la nuova proposta e voi siete il cuore pulsante di questa nuova proposta. Grazie ragazzi. Io con l'occasione voglio ringraziare tutti gli amici, i segretari regionali, i dirigenti provinciali, i dirigenti cittadini, i senatori, e soltanto cercare, ma ringraziare soprattutto voi, gli iscritti, i militanti, siete voi la vera forza, siete voi che nei territori ogni giorno portate la proposta vera, siete voi, Rossano, smetto subito, ok? Siete voi, quindi voglio abbracciarvi tutti e ringraziarvi, grazie veramente, grazie ancora. Eccoci qua, allora lui è segretario provinciale, però io adesso invito a salire il vero padrone di casa, che è il segretario cittadino della Lega di Squinzano, Mino Ippolito, un applauso. Buonasera a tutti, siamo tantissimi questa sera, il popolo della Lega ha invaso Squinzano e io da cittadino di Squinzano, segretario cittadino della Lega di Squinzano, vi ringrazio a tutti quanti. Abbiamo scelto questo posto, come diceva il segretario provinciale, perché la xylella ha lasciato dei brutti segni su questo territorio. Questa città agricola, in questa cooperativa, lavorava tanta gente, si produceva tanto olio. Oggi abbiamo chiuso questa cooperativa, come vedete, ed è un dramma per Squinzano, per il Nord Salento e per tutto il Salento. La nostra proposta oggi non è, come diceva Gianni, strumentalizzare il problema della Lega come qualcuno delle sardine, ma dire oggi a Squinzano che noi siamo qui per strumentalizzare il cittadino del Salento. Ma non è così, non è così. Sono loro che sono venuti a casa nostra a strumentalizzare i cittadini e a mettere paura ai cittadini di Squinzano, che sono di centrodestra e amano la Lega, l'hanno dimostrato alle politiche e alle europee, come il mio partito a Squinzano, la Lega. Quindi io voglio dire alle sardine che sono in piazza, alle altre associazioni che si sono unite, ai sinistrosi, che Squinzano si lega e si lega in questo modo con la partecipazione di tutti quanti voi. Abbiamo scelto Squinzano e ringrazio il senatore Roberto Marti, il segretario dell'onorevole Sasso, ringrazio tutti quanti dell'organizzazione e in principale il nostro capitano che ha deciso di venire a Squinzano in questa regione. Grazie a tutti quanti per la partecipazione massiccia. Ovviamente un messaggio a tutti gli amici di Squinzano, il tesseramento alla Lega è aperto, poi prego il segretario provinciale di farsi un giro qui in prima fila, perché c'erano delle signore di Lecce e provincia che vorrebbero tesserarsi, non online, ma come si faceva alla vecchia maniera. Allora, nell'attesa che arrivi Matteo Salvini, sono venuti a trovarci anche altri amici, cominciando da uno con il quale il progetto di Matteo Salvini è nato al Sud, insieme a me, insieme ad Annalita Tateo, insieme ad altri. Lui adesso è stato eletto all'Europarlamento, è a Bruxelles e si batte soprattutto per gli agricoltori, soprattutto per l'agricoltura pugliese, soprattutto per il Salento. Chiamo qui l'amico europarlamentare Valentino Grean. Ciao amici, saluti dalla campagna. Allora, qui siamo in un luogo che rappresenta ancora una volta un problema creato dall'Europa. L'Europa che noi spesso in questi giorni abbiamo sentito parlare, ma la Lega che pensa, la Lega vuole uscire dall'Europa, resta in Europa. La verità è una, la Lega resta in Europa, ma vuole cambiare questa Europa. Noi l'Europa che vogliamo non deve essere un'Europa delle multinazionali, un'Europa delle grandi banche, un'Europa delle lobby. Noi vogliamo un'Europa che abbia al suo centro, un'Europa che abbia al suo centro l'uomo
con la sua azienda, la sua famiglia, il rispetto per le persone, perché siamo tutti insieme per le persone, non per le cose, per i soldi e per le grandi aziende. Quindi noi ci battiamo in Europa perché vogliamo un'Europa differente, un'Europa per gli uomini, per stare tutti assieme e vivere bene tutti assieme. Quindi noi ci battiamo tutti i giorni per voi, per la nostra agricoltura, per la vostra pesca, e lo facciamo grazie al nostro capitano che ci dà una grande forza di andare avanti e di affrontare tutte le problematiche di questo settore. E pensate che in Europa noi siamo 29 europarlamentari, siamo la prima forza politica in Europa, e state tranquilli che tutti e 29 ci battiamo per tutta l'Italia. Grazie e un abbraccio a tutti voi. Il capitano sta arrivando, eh? Io spero per lui che non decida di entrare da lì e attraversare tutta questa folla, non so quanti siete, ma è un piacere per chi sta da questa parte. Io spero che poi le telecamere possano riprendere questo fiume di gente che è fuori, abbiamo messo un maxi schermo. Potevamo prenderci una piazza, potevamo prenderci qualsiasi altro luogo, un teatro, abbiamo deciso di venire qui, perché qui è il cuore della ricchezza del Salento, questo è un luogo simbolo di quella che purtroppo oggi non è più ricchezza, di quella che oggi è emergenza, è crisi. Io ho il massimo rispetto per tutti quelli che manifestano pacificamente le proprie opinioni, ma alle sardine che vengono da Bologna o da Napoli chiedo: chi ha causato il disastro nell'agricoltura pugliese degli ultimi 15 anni? Chi ha perso i fondi europei, 142 milioni che sarebbero in qualche modo stati utili? Chi ha stabilito, chi ha dato 300 milioni di euro per il decreto Xylella, la cui firma è stata finalmente sbloccata qualche giorno fa? Quindi, amici cari, adesso voglio dare voce a uno di noi. Ci troviamo dopo aver acquisito da generazioni questo patrimonio a ritrovarci a non sapere che cosa fare la mattina, a chiamare alla regione continuamente per far bloccare questi fondi che ormai sono da anni approvati e non vengono sbloccati, e noi come aziende ogni giorno boccheggiamo, andiamo alle banche a chiedere aiuto e neanche ci calcolano più perché ci manca il reddito, siamo in rosso. Che cosa fanno queste la regione? Niente, anzi ci creano problemi, sono problemi. Quindi io da imprenditore agricolo ma amico della Lega, sponsorito dall'inizio, vi dico che abbiamo un'opportunità seria, serissima, di fare una svolta, di riacquistare la nostra dignità per uscire a testa alta. Dobbiamo espugnare la regione, dopo 15 anni di sinistra che ci ha ormai completamente messo in ginocchio, dobbiamo essere in grado tutti insieme a riacquistarla. Con tutto quello che possiamo mettere in campo dobbiamo farcela. E un grazie a Matteo Salvini e a tutto lo staff della Lega per averci dato questa opportunità. Grazie a tutti e forza! In 12 mesi di governo, poco più, la Lega ha dimostrato di passare dalle parole ai fatti, perché quando si è all'opposizione è facile criticare. Però noi in quell'esperienza di governo, nonostante l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, siamo riusciti a portare a casa, come parlamentari, come governo, come ministri della Lega, tantissimi provvedimenti utili. Quota 100, la flat tax per le partite IVA fino a 60.000 euro, la legge sulla legittima difesa, i decreti sicurezza che qualcuno adesso vorrebbe cancellare, ignorando che non abbiamo soltanto fermato l'immigrazione clandestina, ma con quei due decreti abbiamo dato più poteri ai sindaci in materia di pubblica sicurezza, abbiamo assunto più forze dell'ordine, abbiamo ridotto anche il rimborso per il costo di ogni immigrato. Che cosa ha fatto il ministro Lamorgese? Ha rimesso 8 euro in più, quindi siamo tornati alle famose 35 euro, perché prima con Matteo Salvini le cooperative non potevano più lucrare, dovevano solo fare assistenza. Abbiamo fatto la rottamazione fiscale, abbiamo finanziato i piccoli comuni dando da 60 a 100 mila euro per ricostruire scuole, strade, mettere in sicurezza la città con la videosorveglianza e tante tante altre cose. Io vi chiedo soltanto per un momento cosa potrebbe accadere se andassimo al voto e la Lega, forte del suo consenso, potesse esprimere l'unico grande Presidente del Consiglio, che è Matteo Salvini. Io vi chiedo
di partire però qui dal Salento, perché quelle non ce le toglie nessuno nelle elezioni regionali. Si voterà presumibilmente a fine maggio. Come classe dirigente, come militanti della Lega, stiamo cercando il meglio del personale, personale con esperienza, ma personale che abbia voglia di rinnovamento, voglia di cambiamento. Non ci piacciono le minestre riscaldate, né a destra né a sinistra. Noi chiediamo al nostro capitano di darci un nome, quello per noi sarà il miglior candidato possibile. L'importante è mandare a casa Michele Emiliano, che ha distrutto la nostra regione, che ha chiuso gli ospedali, che non è stato capace di gestire i trasporti, perché io ci metto meno tempo per andare da Napoli a Bologna piuttosto che da Bari a Napoli. Eppure vedete amici, c'è oggi chi protesta contro il pericolo Matteo Salvini, c'è chi protesta contro il pericolo del ritorno del fascismo, c'è chi protesta contro di noi, perché noi siamo gli unici che hanno la possibilità di mettere tutta questa gente una sera, e mi scuso con gli amici che ci stanno seguendo da fuori, però purtroppo non potevamo prevedere il maltempo. Sappiate che però c'è un'altra sala qui vicino che è bella al coperto, per cui volendo potreste entrare da lì e andare sulla mia destra, c'è la possibilità, c'è spazio per tutti. Detto questo, manca veramente poco all'arrivo di Matteo Salvini. Chiamo quindi sul palco una di quelle persone che con me ha cominciato a muovere i primi passi nel 2014 per il progetto politico di Matteo Salvini. È una parlamentare come me, lei in Commissione Giustizia si è tanto battuta ad esempio per approvare il codice rosso, ma di questo magari ve ne parlerà lei. Chiamo adesso sul palco la collega Anna Rita Tateo. Che finalmente le donne hanno una tutela maggiore. Entro 3 giorni il pubblico ministero deve aprire le indagini, e questa è una vittoria della Lega, come tante altre vittorie. Abbiamo finalmente la legittima difesa, grazie a Matteo Salvini, era una proposta che avevamo fatto alle politiche e si è avverata. Abbiamo detto no allo sconto delle pene attraverso il giudizio abbreviato, ossia per chi commette degli omicidi non può più avere lo sconto di pena, ma deve terminare la sua pena in carcere. Questa è la Lega, questo è quello che noi vogliamo. Vogliamo difendere i nostri diritti, vogliamo difendere le nostre famiglie, i nostri lavoratori. E vi ricordo che la Lega, grazie al ministro Centinaio, è stato l'unico movimento che ha veramente fatto qualcosa per la xylella, mentre tutti gli altri hanno pensato solamente a prenderci in giro e hanno rovinato questa splendida terra chiamata Salento. Il Salento non è solo mare, il Salento è anche produzione dell'olio, uno dei migliori oli. Noi non vogliamo l'olio tunisino, noi non vogliamo il grano che proviene dal Canada, noi vogliamo crescere i nostri figli e le nostre figlie in questa terra. Io vi ringrazio, vi saluto e un abbraccio forte, sempre a vostra disposizione, sono una militante come voi, grazie. Grazie Anita, ho parlato di padroni di casa però... Adesso è vero quello originale. Chiamo qui sul palco per un saluto velocissimo il presidente della cooperativa olivicola di Spizzano, Antonio Polito. Buonasera, io non sono molti questa gente, come senatore Salvini sicuramente. Allora questa cooperativa l'ho costituita io nel 69. Questi erano, dico, capannoni in questo periodo. Purtroppo adesso lo dobbiamo adibire ad altro, quindi non c'è...
basta. Siamo arrivati a lavorare sino a 80.000 quintali. Due anni fa abbiamo lavorato solamente 1.200 quintali. Da due anni è chiusa completamente. Quindi non avremo più modo manco di pagare le rate di mutuo che si succederanno l'una all'altra. Comunque grazie per essere intervenuti. Quindi un viva al senatore Salvini. Grazie, grazie Presidente. Questa è la Puglia vera, questo è il Salento vero, il Salento profondo, il Salento che è qui stasera, che si alza tutte le mattine alle 4, va a dormire tardi per cercare di portare avanti non solo la nostra tradizione ma la nostra economia, la nostra ricchezza. Speriamo di dare una mano a tutte le donne e gli uomini liberi come lui che questa sera hanno accettato di ospitarci. Siamo vicini al momento clou, io faccio salire per un saluto veloce il segretario regionale di Lega Giovani con alcuni militanti, Marco Volpe. Facciamo un applauso perché sono ragazzi e hanno bisogno di essere incoraggiati. Forza! Buonasera! Veramente 30 secondi solo per portare il saluto e la voce di tutti quei giovani pugliesi qua rappresentati da una piccola delegazione, ma solo una settimana fa abbiamo riempito tre eventi insieme al segretario nazionale dei giovani Luca Toccalini per far vedere e far capire che noi abbiamo subito questi 15 anni di malgoverno di Michele Emiliano e che oggi siamo pronti a combattere per venire andare a liberare la Puglia e per riprenderci i nostri diritti, per poter tornare a lavorare qui a casa nostra, per stare vicino alle nostre famiglie, come tutti quei giovani che avevano scelto o hanno scelto di lavorare la nostra terra, di occuparsi delle aziende agricole di famiglia e che purtroppo per la mala politica di Michele Emiliano oggi ne stanno pagando le conseguenze. Noi stiamo combattendo e siamo pronti da oggi fino a maggio a lavorare per riportare la Puglia libera. Grazie a tutti, un abbraccio, viva la Lega! Grazie Marco, però quel pugno così te lo potevi risparmiare, eh? La gente poi pensa male, scherzo. Allora, visto che abbiamo parlato poco finora, voglio sentire anche voi, vorrei sentirvi ad uno, c'è stata prima una signora bellissima che mi chiedeva si può intervenire, signora io l'avrei fatta anche intervenire, dov'era la signora che aveva chiesto? Lì. Però come facciamo a far intervenire circa 3.000 persone che sono qui stasera per abbracciare Matteo Salvini? Fatevi un applauso! Facciamo sentire fino alla piazza del paese dove c'è qualcuno che non vuole che la gente ritorni a fare politica, che la gente partecipi. Facciamo una cosa, io di solito quando sono da Bari in su dico Puglia e mi rispondono libera. Qui però, sì, siamo in Puglia, ma qui è soprattutto Salento, per cui facciamo un esperimento, vediamo se gridate più voi o più i baresi o i foggiani. Io dico Salento, voi mi dovete rispondere libero. Ci siete? Ok, allora facciamo una prova. Salento! Ragazzi, siete mosci, si sentono più le voci, veramente. Voglio sentire anche chi sta fuori, deve tremare la cooperativa, lo devono sentire anche quei signori dei centri sociali e zecche rosse varie che stanno a distanza. Se io dico questa parola, davvero la voglio sentire forte. Salento! Viva! Bene, allora visto che siamo abbastanza caldi è il momento di dare il microfono a un altro di noi, uno di quelli che sta con noi da parecchio tempo e che speriamo possa rappresentarci, e qui mi fermo, chiamo sul palco l'amico e il fratello Nuccio Altieri! Grazie, grazie a tutti, grazie per essere qui a Squizzano, grazie anche per sfidare la pioggia, per sfidare tutto quello che cerca di bloccare la Lega non la ferma nessuno, non ci riusciranno a livello nazionale, non ci riusciranno a livello locale, perché la Lega è qui per sbloccare invece la regione. È stato detto, è salito su questo palco il presidente di questa cooperativa sociale. Voi lo sapete tutti benissimo, fino a 7 anni fa erano malate nel Salento non più di 3.000 piante e per l'incapacità di qualcuno oggi sono secchi 21 milioni di ulivi, 21 milioni di ulivi, questa è non solo incapacità,
ma questo è un danno grave al nostro paese, è un danno grave al nostro territorio, perché quelle piante potevano essere salvate. Se qualcuno non l'ha fatto è perché sulle spalle degli agricoltori sono caduti gli ulivi secchi, e invece per 7 anni c'è stato il business della xylella, questi che ci hanno guadagnato sulla ricerca, abbracciando gli ulivi, dicendo che non devono essere spiantati, invece che ridare un futuro a questo territorio, che cosa si è fatto? Vi siete tenuti là. Oggi la xylella avanza di 2 chilometri al mese e non è ancora ferma. Allora noi siamo qui oggi non per avere ricette magiche, ma per guardare in faccia quello che è questo problema. La xylella va fermata e il Salento deve ritornare verde. Non vogliamo né maghi né sciamani né abbracciare lui. Noi vogliamo rivedere questo territorio verde, quindi bisogna ridare agli agricoltori quello che hanno perso. Bisogna ridare agli agricoltori la possibilità di poter lavorare con le loro braccia in questa terra e non magari vedere che oggi vediamo che qua a Spinzano sono venuti qualcuno, non so quanti saranno in piazza, boh, pochi, si chiamano sardine. Se si chiamano sardine, io li inviterei ad andare nei nostri porti dove ci sono i pescatori pugliesi, le marinerie che stanno chiudendo in Puglia, perché per le norme comunitarie se si pesca un merluzzo più lungo di 18 centimetri devono pagare le multe, se a un amo di un pesce spada si impiglia un tonno devono pagare multe, e stanno chiudendo. E allora se loro sono pesci, che si applicano almeno a salvare i nostri pescatori piuttosto che fanno? Altro che sardine, mi sembrano pesci rossi che nuotano nell'acquario di Bersani, di Zingaretti, di Prodi, con il mangime messo dai Benetton. Questo sono, e poi dicono di andare a parlare. Allora, evviva la politica, evviva chi si prende a cuore un problema, chi lo vuole risolvere, ma vi prego, cercate di andare a risolvere un problema e non di crearne degli altri, perché se oggi qui la polizia sta lavorando, e ringraziamoli, polizia e carabinieri, un grande applauso a loro, sotto l'acqua, sotto la pioggia, bloccando la città, facendo fare a questa gente pacifica 500 metri per raggiungere questa sala, perché c'è chi in maniera antidemocratica vuole bloccare questo tipo di manifestazioni. Diciamolo, se c'è tutto questo spiegamento di forze dell'ordine è perché ci sta qualche radical chic di salotto bene che sta bloccando la gente che vuole invece partecipare. E allora per questo noi dobbiamo avere la forza insieme di avere una parola, e una parola vera e forte. Vedo che sta arrivando tra un poco Matteo Salvini, giusto? Vedo che si sta preparando. Allora signori, vi chiediamo una cosa: se Dio vorrà, se voi vorrete, se ognuno di voi ci darà la forza per cambiare questa regione, dobbiamo cominciare cambiando ognuno di noi, perché questa regione si merita finalmente il merito, si merita concorsi pubblici dove possano vincerli i più competenti e non solo gli amici degli amici, si merita una Lega che governi per tutti i pugliesi e non solo per gli amici. Allora, io non so, scusate, ma è arrivato Matteo? Lo vedete? Sta arrivando. Allora, io non so se è già qui arrivato il senatore Matti, non lo vedo, non è arrivato. Allora ringraziamo voi. Io comincio a leggere qualche striscione. Il primo ce l'ho proprio qui davanti agli occhi, San Pietro Vernotico. Un saluto agli amici che sono arrivati da Taviano. In fondo Sceglie Messapica, questa sezione invece è Sventola Martano. Un attimo, leggiamo prima gli strisci. Bisceglie, ok, ho visto la felpa. La sezione di Racale,
dopo c'è un attimo, li vediamo tutti, sezione Gioia del Colle, ok? Poi vediamo la sezione di Bari, hanno messo lì da striscione, dopo Sogliano, ok, facciamo una cosa, caloroso benvenuto al nostro capitano, lo vogliamo gridare un po' più forte? E allora ricordatevi quando ci siamo detti prima, se io dico Salento, non va bene così, lo ripeto, lo voglio più forte, facciamolo sentire a tutta la regione Puglia e a tutto il Salento, se io dico Salento, va bene così, aspettiamo il nostro capitano, qui c'è il Salento vero, qui c'è il popolo, qui c'è il Salento profondo, comincia oggi la lotta di liberazione dalla sinistra, dal PD e da Michele Emiliano, e con noi il segretario federale della Lega, uno di noi, il capitano Matteo Salvini. Facciamo due riprese per far vedere a tutta la Puglia e il Salento è qui stasera insieme a Matteo Salvini. È arrivato il padrone di casa, il senatore Roberto Marti, per un saluto al suo popolo, al nostro popolo, al popolo delle Lega. Ciao a tutti ragazzi! Grazie, scusate per quello che il disagio vi sta portando oggi, sappiamo che avete avuto molti problemi ad entrare. Sapete che questo è un nuovo simbolo che Matteo ha scelto perché sapete che 7 anni fa è nato qui quel tumore importante che si è abbattuto sulle nostre piante, sulle nostre risorse, che è l'Anzileia, e Matteo voleva da qui partire per aprire una campagna elettorale contro Emiliano, contro la sua inefficienza. Per questi 7 anni di malgoverno, 146 milioni di euro non spesi da parte dei fondi della Comunità Europea e dei fondi nazionali. Qui, caro Matteo, si produceva l'olio di tutti quei piccoli agricoltori che adesso non possono più produrre. Qui c'è la sofferenza dell'intera Puglia che è partita dal Salento. Adesso passo la parola al nostro segretario regionale, onorevole Luigi Teramo, per un saluto. Buonasera a tutti, grazie. Iniziamo questa campagna elettorale per mandare a casa il Partito Democratico e liberare la Puglia. La Puglia può e deve tornare ad essere la protagonista del Sud.
tocca a noi, tocca alla Lega, tocca alle donne e agli uomini liberi di scendere in campo e raccogliere il consenso per riportare un'amministrazione che possa far tornare la Puglia a sognare, ad avere una visione, una strategia, a dare risposte per l'occupazione, l'agricoltura, il lavoro, la pesca, l'urbanistica, i lavori pubblici, i trasporti. E questo è il compito che avremo come Lega, e sentiamo il peso della responsabilità sulle spalle di tutti quanti noi. È giunto il momento di portare la rivoluzione del consenso anche in terra di Puglia, e lo faremo tutti quanti insieme, con forza, decisione, determinazione, passione, amore verso una terra stupenda, e li manderemo a casa. Puglia libera! Se dico Salento, che meglio, Salento! Libero! Ragazzi, innanzitutto grazie. Non siete mica normali, è un mercoledì sera dove molti di voi avranno passato una giornata a lavorare, perché qua di redditi di cittadinanza non ne vedo molti in giro. Una giornata nei campi, una giornata in ospedale, una giornata a scuola o in fabbrica. Piove, c'è la Champions League in televisione, ma voi siete qua. Vi dico grazie dal profondo del cuore, perché questo significa voler bene alla Puglia e all'Italia. Ed è quello per cui, se servirà, andrò a testa alta a processo, perché ho difeso i confini, la sicurezza e l'onore del mio paese. E la mia forza siete voi. E se dovrò andare in quell'aula di tribunale, i miei avvocati difensori sarete voi, perché ho semplicemente difeso la sicurezza dei miei e dei vostri figli. E in un paese normale, semmai a processo, dovrebbero andarci quei politici che hanno fatto arrivare e continuano a far arrivare ancora adesso migliaia di immigrati che non fanno niente dalla mattina alla sera, o che rubano, o che spacciano, o che stuprano. Però, che è successo? Emiliano ci ha tagliato la luce. No, è più intimo così, è più intimo, va bene. Ragazzi, c'è un po' di spazio. E quindi non voglio farla troppo lunga, però vi voglio dare due o tre idee, due o tre sensazioni. La giornata per me è cominciata presto stamattina, lontano da qua, però vicino col cuore, a Napoli, a Bagnoli, dove sono stato tutta la mattina, e per me è stata una ricchezza, una gioia, un onore, insieme ai volontari e ai genitori che si occupano di bambini autistici e disabili che vengono tolti dalla strada e reinseriti in un contesto sociale e in un contesto civile. E la stessa cosa farò domani mattina alle porte di Lecce, andando a visitare un centro che si occupa di anziani e disabili. E mi piacerebbe che la Lega in Regione Puglia, perché a maggio per la prima volta nella storia, se voi ci darete una mano, verranno eletti i primi consiglieri regionali della Lega in Puglia, e cambia la storia della Puglia e cambia la storia d'Italia. Uno dei primi temi su cui mi piacerebbe la Lega si distinguesse è proprio la battaglia a favore degli ultimi, dei dimenticati, di quelli che ad esempio il signor Emiliano, come il signor Conte a Roma, due pugliesi che per la Puglia i pugliesi non stanno facendo niente. Un popolo, milioni di italiani dimenticati. Mi piacerebbe, e questo faremo in regione, che invece di occuparsi di quelli che sbarcano domani mattina, ci si occupasse delle migliaia di pugliesi senza casa, senza lavoro e senza speranza. Prima gli italiani.
per noi vengono prima gli italiani, prima i disabili, prima i disoccupati, i ragazzi senza lavoro, i genitori separati. Noi abbiamo vinto in Regione Umbria nello scorso ottobre e una delle prime modifiche che abbiamo fatto è cambiare il regolamento per le case popolari. Prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Questo è... Poi, sull'agricoltura è vero, anni fa siamo partiti da qua e molti giornalisti mi rimproverano quando vanno in uno studio televisivo e mi dicono: Salvini parla di tutto, però sull'agricoltura non farla troppo lunga, perché l'agricoltura non fa ascolti televisivi, perché bisogna litigare e non fare proposte. Io invece sull'agricoltura e sulla pesca fondo il futuro non solo della Puglia ma dell'intero nostro paese. È una battaglia che stiamo combattendo anche in queste ore a Bruxelles, spesso da soli contro tutti, per evitare accordi di libero scambio col Sud America che ci manda la carne agli ormoni, col Vietnam che ci manda il riso con i pesticidi che da noi sono fuori legge, e le quote tonno e le quote spada e la larghezza delle maglie delle reti da pesca, così come abbiamo combattuto per evitare l'invasione dell'olio tunisino e nordafricano che fa concorrenza sleale ai nostri produttori. Ecco, si riparte dal territorio, perché difendere l'agricoltura italiana significa difendere uno stile di vita, mangiare sano e soprattutto difendere migliaia di posti di lavoro. Guai a chi mette in discussione i nostri campi, i nostri ulivi, le nostre arance. Qua mi permetto di dire che c'è qualcuno che mi sembra che abbia dormito a livello regionale. C'è qualcuno che non ha speso i soldi che bisognava spendere. Noi non promettiamo miracoli, però di essere concreti, onesti, di occuparci non solo di lavoro e di agricoltura ma anche di infrastrutture. Non è possibile che ci siano centinaia di chilometri di ferrovia a binario unico in Puglia nel 2020. Non è possibile che non si possa viaggiare in sicurezza o commerciare in sicurezza. Prima di venire qua sono passato da Taranto apposta a proposito di sicurezza, perché a Taranto nel prossimo mese di marzo torneranno gli allievi carabinieri che faranno il corso per diventare carabinieri e dentro l'anno ce ne saranno 1000 di ragazze e ragazzi in divisa che saranno per le strade di Taranto. E sono andato a ringraziare i carabinieri e con loro tutte le forze dell'ordine per l'incredibile lavoro che fanno tutti i giorni rischiando la vita, alla faccia di quei politici ignoranti che vorrebbero cancellare i decreti sicurezza. C'è bisogno di più sicurezza, non di meno sicurezza, di più poliziotti, non di meno poliziotti. Questo sono due visioni del mondo diverse. Poi stiamo lavorando per offrire ai pugliesi la squadra migliore e i candidati migliori. La lista della Lega ci sarà, stiamo ragionando con gli amici e con gli alleati del centrodestra, perché i pugliesi mi chiedono di guardare avanti, non di guardare indietro. Quindi cercheremo la squadra migliore senza dire di no a nessuno, c'è bisogno di tutti. Però è bello questo periodo perché tanta gente si sta avvicinando sia alla Lega che al centrodestra, tanti imprenditori, tanti agricoltori, tanti medici, tanti avvocati, tanti liberi cittadini che si stanno facendo avanti finalmente dicendo: per la Puglia ci sono anch'io, per la Puglia se serve do una mano anch'io. Io vorrei che stasera tornando a casa vi portaste questa consapevolezza: la Puglia e il futuro della Puglia non è in mano a Salvini, il futuro della Puglia è in mano ai pugliesi, la Puglia la salvano i pugliesi, il Salento lo salvano i salentini, non qualcuno che arriva da Marte. Quindi sappiate che siete voi i protagonisti del vostro futuro. Io ci metto un po' di impegno, tanta onestà, tanta passione, ripeto, stamattina a Napoli, poi a pranzo sono passato da Potenza a salutare e ringraziare
il primo sindaco della Lega di un grande capoluogo del sud Italia, e ha fatto più lui in 7 mesi che la sinistra in 7 anni precedenti. Questo per dire come cambiano le cose. Quindi nei prossimi giorni avrete la squadra al completo, avrete i nomi dei candidati, anche il nome del governatore, ma non è un uomo che fa la differenza, è la squadra che fa la differenza. Questa è la mia idea di Puglia. E bisogna cancellare gli anni di malgoverno di Vendola e di Emiliano, perché vi meritate di più. Non vi meritate altri Vendola o altri Emiliano. Però bisogna anche ricordare che se sono arrivati i Vendola e gli Emiliano è perché qualcuno ha litigato, è perché qualcuno non ha fatto tutto quello che si poteva fare, e quindi bisogna dagli errori imparare e guardare avanti. Ho detto Emiliano ed è arrivato un cagnolino nero. Però noi vogliamo bene a tutti gli animali, e quindi, e da ministro dell'interno sono contento di aver messo dei soldi a disposizione per andare a controllare come vengono gestiti i canili e i gattili, perché c'è gente che se ne approfitta. Bravo! E quindi, però pensate il momento che stiamo vivendo. Ieri siamo dovuti andare come senatori della Lega a protestare sotto il Ministero del Lavoro, perché c'è una legge che è bloccata da mesi, da quando è arrivato il nuovo governo di sti fenomeni PD 5 Stelle. Questa legge è bloccata in commissione da mesi ed è una legge che io penso dovrebbe mettere d'accordo tutta la politica, da destra a sinistra, perché è una legge che abbiamo voluto noi ed ha già i soldi per essere operativa, per mettere le telecamere negli asili, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. E questi ignoranti la stanno bloccando, è ferma in commissione da 5 mesi. A chi può dare fastidio una telecamera in un asilo per proteggere quel bambino, o una casa di riposo per proteggere quell'anziano? Anzi, queste telecamere serviranno anche a difendere le maestre per bene, i medici per bene, gli infermieri, i volontari per bene, che mai nella vita si azzarderebbero a toccare un bimbo o un anziano. Oh no, PD e 5 Stelle stanno riuscendo a litigare anche su questo. Adesso venendo qua ci sono i giornalisti che chiamano, perché stasera Porta a Porta è ospite Renzi. Altro pesce dell'acquario. Io, se devo confessare, guardo poco la televisione, poi il mercoledì non sono quasi mai a casa, però quando guardo qualcosa il mercoledì è chi l'ha visto. Bravo! Però in questo caso è anche indicato per l'attuale governo, nel senso che a volte quando penso a Conte o a Di Maio mi verrebbe voglia di rivolgermi a chi l'ha visto, per capire che fine fanno coloro che ci dovrebbero governare. Scherzi a parte, io preferirei, per assurdo, avere in questo momento al governo gente lontana da me come idee, che però fa qualcosa, che fa una riforma delle tasse, una riforma della scuola, la riforma della giustizia, la riforma del lavoro, la riforma delle pensioni, la riforma dei sindacati, la riforma dell'immigrazione, perché se uno almeno fa qualcosa io posso fare qualcosa di diverso, emendare, cambiare, suggerire, protestare. Sapete qual è il dramma? Che chi è al governo adesso non sta facendo niente, perché litigano tutti i giorni su tutto. L'unica cosa su cui si sono messi d'accordo è votare per il processo a Matteo Salvini in 5 mesi, l'unica volta che hanno votato insieme Renzi, Conte, Di Maio, Zingaretti. Ma non è che il problema degli agricoltori pugliesi lo risolvi mandando Salvini a processo, o il problema degli operai dell'Ilva,
ho il problema delle ferrovie a binario unico, ho il problema dei porti pugliesi, ho le case popolari in centro storico a Bari o a Taranto, quindi è questo. Io spero e faremo di tutto perché il governo vada a casa il prima possibile e gli italiani possano tornare a votare il prima possibile. Perché non se ne può più di litigi, chiacchiere e polemiche. Non se ne può più. Ho visto che Renzi a Porta stasera lancerà la proposta di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio. Perfetto, c'è in tutti i comuni italiani la proposta di legge della Lega che anche voi potete firmare domani mattina andando in comune e quindi anche Renzi può firmare andando in comune a Firenze, che prevede che il Presidente della Repubblica sia eletto direttamente dal popolo italiano, sia eletto direttamente dai cittadini italiani. Secondo me è giusto. Ovviamente chi non è d'accordo? Il PD, perché il PD è un fenomeno antropologico e politico da studiare, perché più perdono le elezioni più vanno al governo, cioè sono veramente dei maghi, perché più perdono fra i cittadini più occupano i ministeri, quindi vedremo di limitare i loro danni. Al centro c'è il lavoro, la crescita, la ricchezza, però ci sono anche i valori, perché la differenza fra la sinistra e la Lega è anche nell'idea di società e di famiglia. Per noi esistono la mamma e il papà, non il genitore 1 o il genitore 2 o gli esperimenti strani, la mamma e il papà. Un'altra battaglia voglio combattere e vincere fino in fondo. Prima a Taranto il comandante dei carabinieri ci ha fatto vedere i dati, grazie al fatto che ci sono forze dell'ordine nuove quasi tutti i reati diminuiscono, questo vale a Taranto come in tutta la Puglia, diminuiscono i furti, gli scippi, le rapine, ma c'è un reato che è in aumento costante da anni e sono i reati legati alla droga. A dimostrazione del fatto che la droga è un'emergenza nazionale che va combattuta paese per paese, strada per strada, scuola per scuola. Gli spacciatori di droga sono spacciatori di morte e dovrebbero finire in galera per 20 anni senza mettere piede. E invece in Parlamento ci sono dei fenomeni che parlano di legalizzare, distribuire, spacciare, vendere anche vicino alle scuole o vicino alle case, non esiste. E io mi rifiuto, ma in Parlamento c'è uno dei 5 Stelle che quando si parlava di questi temi si è alzato dicendo però Salvini è contro, se Salvini combatte la droga è contro gli agricoltori italiani. E io dico cazzo, io conosco agricoltori che producono olive, arance, limoni, riso, gran turco, patate, fragole. Io di agricoltori che si arricchiscono con la droga non ne ho conosciuti. Magari qualcun altro, che a giudicare da come entra qualcuno in Parlamento la mattina, ecco, magari qualcun altro è più esperto, qualcun altro frequenta agricoltori che si occupano di cannabis, però io preferisco occuparmi di olive e di arance, di occuparmi di pesca. E pensate che stiamo combattendo una battaglia a Bruxelles per tagliare un po' di burocrazia. Se uno pesca con la rete a strascico, e me l'hanno detto sia in Romagna che in Calabria, deve compilare 19 registri. Ormai non fa più il pescatore, fa l'ingegnere, fa il ragioniere commercialista, e quindi su questo anche la regione può metterci del suo. Io voglio una regione Puglia che aiuti chi lavora e che non rompa le palle a chi lavora e chi fa impresa, con burocrazia e controlli.
mandano a controllare gli agricoltori e i pescatori neanche fossero mafiosi. Cioè, usiamo quella burocrazia per andare a beccare i delinquenti veri, non per andare a misurare il centimetro del tonno o come vengono tutelati i nostri campi. Non è un tema di Puglia, perché è un tema soprattutto dell'agricoltura del nord Italia, Veneto, Emilia Romagna, ma non è possibile che ci si mettano anni a dibattere di cimice asiatica che non colpisce gli olivi ma colpisce le pere, colpisce le coltivazioni del centro e del nord Italia, e la burocrazia italiana e europea impedisca agli agricoltori di usare le uniche armi biologiche che ci sono a disposizione, e quindi stai perdendo produzione, e quindi ormai costa di più raccogliere un frutto che non lasciarlo sull'albero. Secondo me non è solo ignoranza, secondo me in Puglia come in altre regioni qualcuno ha interesse a lasciare a zero l'agricoltura italiana per vendere quei territori a qualche multinazionale che magari è interessata a fare altro, non a coltivare olive, pere e arance. Magari quei terreni a qualcuno interessano per fare altre speculazioni, e invece noi da qua vogliamo ripartire. Quindi ragazzi, in bocca al lupo, saranno 5 anni di lavoro duro, non c'è niente di facile, però l'abbiamo dimostrato noi in 1 anno al governo. Ve lo ricordate, ci dicevano che non saremmo mai riusciti a fare quello che invece siamo riusciti in 1 solo anno a fare. Faccio un esempio: mi prendevano in giro nelle trasmissioni televisive quando mi impegnavo a cancellare la legge Fornero. Siamo andati al governo, abbiamo cancellato la legge Fornero con quota 100, abbiamo restituito anni di vita a centinaia di migliaia di lavoratori italiani anche in agricoltura. E adesso c'è qualcuno nel PD che vorrebbe cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Vi do la mia parola d'onore: se porteranno in Parlamento una proposta per alzare l'età per andare in pensione, faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento. Con il lavoro e la pensione degli italiani non si scherza, non si scherza. Venezuela, il Venezuela! E poi la legittima difesa è legge, il codice rosso per difendere le donne che rischiano la morte è legge, la pace fiscale. Grazie. Tu l'hai usata. Non abbiamo fatto regali, perché andare in pensione a 64 anni non è un regalo. Avere la possibilità di chiudere la cartella di Equitalia che ti tiene in ostaggio da 10 anni pagando il giusto non è un regalo, è un atto di giustizia. Poi ovviamente i 5 Stelle hanno iniziato a dire no a tutto, non puoi stare al governo con uno che dice no a tutto. E adesso voglio vederli questi del PD e dei 5 Stelle, ma riescono a litigare? Secondo me anche la mattina, quando si vedono Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti col caffè, riescono a litigare col caffè, con lo zucchero o senza zucchero? E iniziano: no, io lo voglio con lo zucchero, io lo voglio decaffeinato, io lo voglio corretto. È questo che è frustrante, perché io mi metto nei vostri panni, perché per me è anche lavoro. Però quando voi tornate a casa la sera e uno ha avuto i problemi in negozio, è un ragazzo, è stato bocciato all'esame, e uno è precario e non sa se il contratto gli verrà rinnovato, e uno si confronta con la burocrazia regionale che per avere un fondo a sostegno dell'agricoltura deve impazzire, poi torna a casa, guarda il TG1, prima notizia: oggi hanno litigato Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti, ed è così da 5 mesi. La vita reale invece è quella del mutuo, è quella dei rifiuti in mezzo alla strada, e anche la Puglia dovrà essere un modello di gestione dei rifiuti, perché i rifiuti devono diventare energia, calore, ricchezza, non discarica o casini in mezzo alla strada. Quindi è questo. Noi ci ostiniamo. Cosa? Ho capito che hai problemi con l'affitto.
non farmi far polemica. Ah. Non facciamo mai questioni personali. La Lega, se dovessimo fare questioni di egoismo di partito, però io non sono fatto così, se uno dovesse scegliere per egoismo di partito e mettere le bandierine, uno dice cacchio, la Lega oggi stando al Corriere della Sera, quindi figurati, se lo dice il Corriere della Sera, se si votasse domani è il primo partito col 32%, quindi dovrei dire voglio tutto io, ma non lo dico. Perché non mi interessa mettere la bandierina in Liguria, in Puglia, in Veneto, nelle Marche, in Val d'Aosta. A me interessa scegliere le donne migliori e gli uomini migliori. Io ho a cuore la squadra e l'unità del centrodestra. Io lavoro per un centrodestra unito. Semmai è qualcun altro che non sempre nella storia ha lavorato per unire il centrodestra, quindi l'importante è che vi prepariate a mandare a casa Emiliano e il suo PD, perché troppe chiacchiere ma fatti zero. Quindi, e vi chiedo, chiunque sarà il candidato o la candidata da qui a maggio, parlare di futuro. Ho letto che c'erano le sardine a spizzare, è per questo che piove. Siamo un paese strano, dove a parte il fatto che ieri erano a Napoli e con la Lega c'erano 3.000 persone, con loro c'erano 4 gatti, quindi è idem oggi in Salento. Quindi, ma è la differenza fra chi porta avanti delle idee, che poi attenzione possono piacere o non piacere, cioè le idee di cui stiamo parlando stasera, prima gli italiani, mamma e papà, la lotta alla droga, il sostegno all'agricoltura, un certo approccio sul tema immigrazione, perché qualcuno a sinistra si dimentica che i confini di un paese sono come la porta di casa vostra quando tornate a casa stasera. Se qualcuno vuole entrare in casa vostra, suona il campanello, dice chi è e chiede permesso e per favore. Questi sono i confini di un paese. Ne ho le palle piene che in Italia arrivino cani e porci, senza un futuro, senza un controllo, senza un lavoro, senza un progetto di vita. È questa la differenza. Perché l'Italia è casa vostra. E attenzione, quando ero ministro sono stato il primo a continuare i viaggi umanitari, perché donne, bambini e disabili che scappano davvero dalla fame e dalla guerra hanno nell'Italia casa loro. Io voglio per quei bambini un futuro nel nostro paese. Ma sono il 10% di quelli che arrivano. Donne e bambini che scappano dalla guerra sono i benvenuti, ma quelli che la guerra ce la portano in Italia facendo casino e spacciando droga tornano da dove sono arrivati col primo aereo o il primo barcone. Un conto è essere buoni, un conto è essere scemi. Quindi, però, queste sono idee che possono essere condivise o meno. Quello che io non capisco sono quelli che vanno in piazza e il giornalista gli chiede: perché sei in piazza? Perché odio Salvini. Va bene, va bene, odio Salvini e quindi odio Salvini. Ma quindi perché odio Salvini? Perché è fascista. Tre frasi: odio Salvini, è razzista, è fascista. E quindi che idea hai per la Puglia? Ecco, quindi lasciamo agli altri la piazza dell'odio, della rabbia, della bugia e del rancore. Teniamoci proposte, sorrisi, idee, cuore aperto, la solidarietà per chi se la merita. È questo. Poi,
quest'estate mi sa che farò qualche giorno in vacanza in Puglia. Perché ormai non posso più andare in Romagna, mi hanno rotto le palle per 6 mesi. Un ministro che va in spiaggia a Milano Marittima, addirittura in costume. Che vergogna, che schifezza. Quindi almeno posso dire, saremo un po' strani, ma noi della Lega, fin quando è possibile, le vacanze le facciamo in Italia e aiutiamo gli imprenditori italiani, gli albergatori italiani e i ristoratori italiani. Poi ognuno le vacanze le fa dove vuole. Però preferisco il Salento o la Romagna rispetto... Poi io sono liberale, ognuno è libero di andare in vacanza dove vuole, mangiare quello che vuole, far l'amore con chi vuole, attenzione, ognuno, perché chiariamo questa roba qua, perché anche su questo sono riusciti a fare polemica. E io non voglio lo Stato che entra in negozio con gli studi di settore o entra in azienda a rompere le palle, perché voglio che chi lavora passi il tempo a lavorare e non a compilare scontrini elettronici e la lotteria, no, quindi... E lo Stato men che meno entra in camera da letto, quindi uno può fare l'amore con chi vuole, andare a teatro con chi vuole, cenare con chi vuole, non mi interessa. Però difendo il diritto dei bambini a venire al mondo se ci sono una mamma, un papà. A venire adottati se ci sono una mamma e un papà. E la sola idea dell'utero in affitto mi fa schifo, perché la donna non è un forno a microonde. No, anche questa settimana sono riusciti perfino a fare polemica sull'aborto. Io ribadisco, la donna è l'unica padrona del proprio corpo, del proprio presente, del proprio destino. Però bisogna spiegare a qualcuno che magari non è italiano e arriva dall'altra parte del mondo, che non si scherza con la propria salute, col proprio corpo e coi propri figli. E se uno arriva al 10° aborto, c'è un problema, evidentemente, c'è un abuso, c'è una difficoltà. E anche lì, abbiamo le spalle larghe. Se crediamo in una battaglia, non facciamo un calcolo elettorale. Se crediamo che qualcosa serva alla Puglia e all'Italia, io e noi andiamo fino in fondo. Non la faccio lunga perché domani è giovedì e quindi anche per voi sarà un'altra giornata impegnativa. Io comincio in questa associazione di disabili e anziani a portare il nostro grazie vicino a Lecce, poi sono a Chieti, poi sono a Pesaro e anche lì passerò all'Unione Ciechi, perché pensate, uno dei primi atti che ha fatto il governo dell'indegno Conte, del falso pugliese Conte, è stato cancellare il Ministero per i disabili. Pensate che pochezza, che arroganza, che ignoranza, cancellare perfino il ministero che avevamo messo in piedi per occuparsi di disabili. Poi nelle Marche venerdì mattina sarò in Emilia, dove chiuderanno uno dei tanti presidi della polizia stradale che questo governo chiuderà in tutta Italia, arrivando anche in Puglia, e noi saremo fuori da ogni presidio della polizia, perché c'è bisogno di più poliziotti, non di meno poliziotti, perché i poliziotti salvano le vite, non si chiudono i presidi della polizia in giro per l'Italia. Venerdì, sabato a Viareggio a inaugurare la sede della Lega a Viareggio, domenica a Genova e c'è una cena con quasi 2000 persone già prenotate, e poi via, 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 in giro per l'Italia. Lasciamo litigare Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti e noi giriamo questo straordinario paese, perché la nostra forza siete voi. E vi dico grazie di cuore. Viva il Salento, viva la Puglia, viva l'Italia, viva la Lega e viva la libertà di questa splendida terra. Grazie di cuore e prepariamoci ad andare a governare la Puglia. Grazie, grazie, grazie ancora.
Qualcuno vuole fare una foto? Se aspettate, da là in fondo fra poco arriva Emiliano e la fate con lui.